Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. Ci occupiamo di ambiente stamattina per Ora di Punta. I nostri mari come stanno? Probabilmente non benissimo, perché sono invasi dalle alghe. Direte voi, ma le alghe è tutta vegetazione? Sì, ma è giusto che ci sia vegetazione nei luoghi predisposti a questo. Che cosa realmente sta accadendo? Lo chiediamo al dottor Stefano Montanari, che è direttore del laboratorio Nano Diagnostics di Modena. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Allora, cosa sta accadendo nei nostri mari? Perché ci sono così tante alghe? Sì, sta succedendo, ma questo parliamo proprio di tutti i mari, sta succedendo una cosa abbastanza strana, ma strana fino a un certo punto. C'è una proliferazione incredibile di alghe a tutti i livelli. C'è un mare, si chiama Mar dei Sargassi, l'attraversò anche Cristoforo Colombo, che sta più o meno nell'Oceano Atlantico occidentale, in cui le alghe ci sono sempre state. Oggi però si sono riprodotte a dismisura, tanto che ci sono quasi 9.000 chilometri, una striscia di quasi 9.000 chilometri con 20 milioni di tonnellate stimate di alghe che stanno invadendo le coste fra America e Africa. Queste alghe uccidono la popolazione di plancton, di pesci, eccetera, se non altro perché sottraggono l'ossigeno a questi animali. Ma le alghe non è che sono soltanto nel Mar dei Sargassi dall'America all'Africa, ma sono in Francia, hanno invaso le coste francesi, non solo, ma è un tipo di alga diversa da quella del Mar dei Sargassi, che poi finisce sul litorale, finisce sulla spiaggia e marcisce. Marcendo produce dell'acido solfidrico, dell'idrogeno solforato, che è velenoso, che uccide. C'è già stato un morto. La puzza è incredibile perché l'idrogeno solforato ha l'odore dell'uovo marcio. Ma anche le nostre coste mediterranee sono piene di queste alghe. Io sono stato da poco in Francia per motivi di lavoro, e siccome lavoro, il mio lavoro mi porta sulla costa azzurra, su un aeroporto che sta sulla costa azzurra, ho visto proprio questa proliferazione incredibile di alghe, e sulla spiaggia addirittura degli strati di 50-60 centimetri di queste alghe che stanno marcendo. Stanno marcendo e stanno uccidendo tutta la vegetazione, tutta la fauna intorno, cioè i piccoli pesci, quegli animali che vivevano vicino a dove stanno queste alghe. Perché ci sono tante alghe? Perché noi continuiamo a desertificare i suoli, perché togliamo un sacco di alimenti, sì, alle piante, alimenti naturali, e li sostituiamo con degli alimenti artificiali che sono pieni di nitrati, sono pieni di fosfati. Tutta questa roba finisce nei corsi d'acqua, i corsi d'acqua finiscono inevitabilmente nel mare, questa roba nutre in maniera esagerata le alghe, queste alghe si mangiano i nostri fertilizzanti, okay, e uccidono gli animali. Beh, insomma, bagnanti, che dire, state attenti a questo punto. Io non so, ma fare il bagno dentro un mare di alghe non è il massimo della beatitudine. Però scusa, ma Vanna Marchi tanti anni fa proponeva le alghe per dimagrire, magari, che ne so, possono fare in qualche maniera bene al fisico. Ci sono delle alghe che sono ottime perché contengono iodio, perché sono anche dei buoni alimenti, ma mica tutte. È come se tu dicessi mangiamo dei vegetali, ma prova tu a cominciare a mangiare delle foglie di quercia o del papavero sonnifero, quello da oppio. Va bene. Cioè, vegetale è vegetale. Chi volesse raggiungerti? www.stefanomontanari.me. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a tutti. E così termina anche la nostra mattina, quella di Radio Circuito 29. Vi ringrazio perché mi avete seguito. Appuntamento rimandato a domani mattina, come sempre, 9-10 minuti. Circuito 29 Magazine.